sovrano di Monaco e tempo di compleanni importanti e di bilanci. Dai 7 anni da marito, la nostra storia d'amore non ha bisogno di fermarsi a respirare, ai gemellini che crescono, al futuro del principato rifugiarsi a Rock Agile con Charlene, spiegare come funziona la sala del trono ai principini Jacques e Gabriella, traghettare Monaco verso il futuro. Per Alberto di Monaco, 60 anni il prossimo 14 marzo, è tempo di nuovi obiettivi ma anche di bilanci. A cominciare dai 7 anni di matrimonio con l'ex nuotatrice sudafricana, neo 40enne, il settimo anno di nozze si dice che sarebbe il caso di prendere fiato, ma con Charlene è una storia d'amore che non ha bisogno di fermarsi a respirare. Il figlio di Ranieri di Monaco e Grace Kelly e Charlene WITT Stock si sono sposati nel luglio 2011. E da allora le voci di tentativi di fuga, malinconia e insoddisfazione, tanto per la vita di coppia quanto per gli obblighi monegaschi, sono quasi all'ordine del giorno. I diretti interessati hanno imparato a non dar peso e a guardare avanti, insieme. Lei, tutt'altro che infelice, che aiuta il marito con le iniziative della Croce Rossa di Monaco ed è molto impegnata con la sua fondazione, la Foundation Princesse Charlene, certo non è facile calarsi nei panni di una principessa, ha aggiunto Alberto al Corriere della Sera, ma Charlene, dopo un periodo di preparazione, c'è riuscita benissimo. Merito, dell'empatia, sua dote naturale. Così l'unico del sovrano del principato somiglia a quello di tanti altri uomini di dedicare più tempo alla famiglia, è complicato trovare momenti di vera intimità, di privacy, quando si vive in un palazzo, sempre affollato, ha rivelato, allora il segreto è ritagliarci i momenti tutti nostri, magari a Rock Agile, sopra Monaco dove i piccoli si divertono nella natura, o con fughe nel weekend in cui assaporare solo la vita di famiglia. L'erede Jacques, nato nel 2014 pochi secondi prima della sorella, somiglia tanto a nonno Ranieri, e come lui ha una per le auto e per gli elicotteri, mentre la piccola sa già dare ordini, papà siediti qui, fai questo, quello, per quel. Che riguarda il resto della famiglia, le sorelle Stefani e Caroline, i tanti nipoti, c'è gioia per il fidanzamento ufficiale appena annunciato di Louis Ducruet, figlio di Stefani e, sono felicissimo, è un ragazzo meraviglioso, ha grandi qualità. E il principato? Non ci sono più piccoli stati, ciascuno, con le proprie dimensioni ha la possibilità di dare un contributo sullo scenario globale. Non resta che spegnere le candeline. La festa grande, però, è rimandata, sarà d'estate. Top Stories from Social Media.